ancora ad oggi non è difficile accettare che ogni volta mi sveglio penso che sia un brutto sogno, però purtroppo è la realtà. Ciò bisogna imboccarsi le maniche e guardare avanti. È una storia che ha dell'incredibile, non ci sono altri termini, non ne trovo. È stata pesante, pesante perché per chi l'ha vissuta dal 1 luglio, che ha deciso di rimanere agganciato a questa cosa per scelta, perché magari credeva e sperava che la cosa si potesse risolvere. Dai, questo è stato il nostro motto. Il mio, come soprattutto io penso al massaggiatore, al magazziniere, a tutta la gente che lavora con la Lillo, tutta la gente che lavora dietro il campo basso, Peppe Allocca, perché uno parla. Non ci sono soltanto i giocatori dietro una società, c'è tanto altro, perciò il mio pensiero soprattutto va allo staff, che ha fatto una scelta ben precisa di rimanere con noi. E quando si pronuncerà la parola fine su questa storia, comincerò a pensare a quello che è da fare, perché poi penso che ormai sia giusto così. La botta è stata tremenda, faccio fatica adesso a metabolizzare, bisogna andare a vedere le partite, non ne ho vista neanche una io, perciò non sapevo neanche della Serie A. È stato un modo di reagire perché le emozioni sono state talmente tante, però rimango anche, magari mi tengo anche qualcosa, non cancello quello che è stato, perché poi ripeto, io sono arrivato 3 anni fa, questo era il quarto, che c'era solo un giocatore che era Musetti e la Barba, quindi abbiamo costruito tutto, do incontro a tante difficoltà. Mi sono preso delle critiche all'inizio, come è giusto che sia, perché lì a Campobasso è una piazza molto importante, però penso che costruire quello che si era riuscito a costruire a Campobasso difficilmente si può ripetere magari in altre parti, perché magari si è sottovalutato molte volte il fatto, perché se io penso che ad oggi dal mio arrivo al primo anno quello che è stato costruito insieme a tutti, io dico il mio arrivo perché è il primo giorno che ho messo piede a Campobasso. C'è un gruppo di ragazzi che tutti sconosciuti, che tutti facevano la D, e ad oggi di questi 18 sono tutti diventati professionisti. Di solito quando ti porti dalla squadra della D già due o tre giocatori che vanno in C è grasso che cola. Il rammarico mio grande e questa grande delusione è il fatto che sono rimasto a Campobasso il primo perché per quello che mi ha dato la piazza, mi trovo benissimo, perciò quello che mi ha trasmesso, anche se io parlo poco. Seconda cosa perché mi trovo bene con la società e terzo perché secondo me c'era un gruppo che ancora doveva esprimere il suo potenziale. Quindi era un crescendo continuo e portava avanti le mie convinzioni, la soddisfazione. Vedevo ancora delle potenzialità in questa squadra che erano ancora a tirar fuori, perciò io non ti nego che anche se tutti si preoccupavano, io ero tranquillo perché sicuramente quest'anno avremmo fatto un campionato di alto livello.